E continuiamo, signori, con la sequenza ripristinata. Voglio assolutamente portare al termine questa serie di missioni. Dovrebbero essere ancora, credo, 3 missioni, forse. Tu sei in totale, 6-7 in totale, una cosa così. Noi oggi sappiamo che abbiamo sicuramente la quarta. Del ragazzino di presa. Buongiorno. È questa la dimora di Francesco Colonna? Lo era, ma ora è tutto delle banche. Abbiamo perso ogni cosa. Anche i quadri di Da Vinci. Una minima parte della collezione del signore. Ciò nonostante a me interessa. I 3 dipinti sono stati messi all'asta e acquistati da un mercante di Firenze. Si appresta a salpare Aurora dal porto fluviale. Grazie mille. Tempismo perfetto, eh? Comunque, se notate quell'ascia lì... nuovo acquisto. Non dobbiamo farci individuare da discepoli togati. Questa sarà tostissima. Questa sarà un bel cazzo un culo. Che un recente aumento della temperatura ha reso le terme inadatte. Eccone già uno. Però io qua sui tetti ci posso andare. Psicologia inversa, non andare sui tetti, ma questa volta sui tetti ci posso andare come? Quindi fanculo i discepoli togati. Ah, che sicuramente finita sta storia. Ecco. Non si rinculerà più nessuno. Ma magari viaggiando sui tetti avremo qualche scontro con qualche guardia, ma di sicuro non con i discepoli togati, perché non mi sembra gente così sveglia da andare sui tetti. Chi è che mi scrive le mail? Amazon, fanculo. Però vi dirò la verità, essendo discepolo togato? No, tranquillo. Non mi sarebbe dispiaciuto affatto fare questa missione a Firenze. Vero atleta. Eccolo. Ma non capisco perché se là non me lo individua. Potreste far male a qualcuno. Individuato adesso, eh? Ma è Duccio! Ezio Auditore. Fatevi trovare al porto al mio ritorno a Roma. Vi mostrerò l'interno della mia nave. Vivi in questo letamaio di città? Anzi... Su quello ha ragione. Letamaio di città ha perfettamente ragione. Duccio, non siamo più fanciulli. Guardati attorno. Stavolta non sono solo. E tu invece sì. Sta molto attento. Oh, si sta solo parlando, no? Ho saputo che questa città ha però giovato a tua sorella. Non si decideva ad aprire le gambe a Firenze. Invece adesso non fa altro da mane a sera. No! Per Dio! Che fate, gli impalati? Colpitelo! Ok, importante non tirare fuori armi. Ma ciò non significa che Firenze ti riaprirà le porte! Via. Oh, non accenna veramente perdere salute.
Porco Romano! Ah, ok. Va affrontato a più riprese. Che Dio vi maledica! Boom. Poi sporco romano. Detto in toscano è proprio un'offesa, E prendile. Tuo padre fingeva di essere uno di voi, ma sapevamo tutti che eravate degli intrusi. Questa missione è bellissima. Via! Cioè, io sarei già morto a prendere tutti sti pugni qua. Addosso! Ma addosso... si cozzano l'uno con l'altro. Dai, fai il giro della piazza, forza. Poi ricercato per cosa? Ma io voglio comunque te. Adesso ti conviene chiudere il becco e darmi ciò che voglio. I tre dipinti di Da Vinci. Uno è a bordo. Gli altri due sono stati acquistati da un cardinale. Intende mostrarli a un'esposizione riservata ad alti prelati. Come faccio a entrare? E che ne so io? Chiedilo a quella puttana di tua sorella. Cosa? Che si è andata a letto con un paio di cardinali. Oh! Fine di Duccio. L'assassino! Vi prego, lasciatemi in pace! È morto! Fatto bene. Anche se doveva già ucciderlo in Assassin's Creed 2, eh. Gli ha voluto troppo bene. A tutti fedeli. Oddio, è pieno di discepoli togati, come cazzo si chiamano, merda. Ok. Adesso si fa sul serio. Praticamente è un'autorità portuale e meno autorità portuale. Un quadro di Da Vinci dalle parti del Vaticano. Immaginate, dopo che avremo aperto il Tempio, inizierà il vero Rinascimento e gli insegnamenti di Ermete saranno noti a tutti gli uomini. Pazientate, fratelli. Presto scopriremo i segreti di quest'opera. No, bastardo! Il Consiglio Rionale desidera manifestare un caloroso benvenuto a tutti i fedeli pellegrini venuti in adorazione oppure di passaggio. Vieni qua, merda, vieni qua. A disposizione per tutte le richieste concernenti la vostra permanenza. Giù. E muori così. Chiunque abbia sottratto il bambino dalla statua della Madonna col bambino incastrata nel muro. Qua tipo avere tutti gli arcieri non sarebbe male, tipo gli assassini adepti che ti fanno fuori tutto, però non possiamo averli purtroppo. Il consiglio rionale chiede a tutti i banchieri di parcheggiare le proprie carrozze in maniera responsabile. Le guardie hanno ricevuto ordine di rimuovere i veicoli dei trasgressori e non saranno tollerate. A quei due lì che viaggiano a poppa andrebbero fatti fuori. E poi quello che cammina. Vabbè, bersaglio individuato l'avevo capito, che era quello il quadro. Non ci voleva l'ingegneria per capire che quello era il quadro. Facciamo a fuori lui adesso? Yes, che riusciamo.
Anche se non urli, però sì, a me va bene uguale, eh. Ok, ne ha fatto prima fuori quello in prua e poi lui, perfetto. Quindi, l'altro in prua. E però poi abbiamo un problema, che io ho una lama sola e con due lame sarebbe stato molto più comodo. Il consiglio rionale chiede a tutti i banchieri di parcheggiare le proprie carrozze in maniera... Questo si chiama problema di avere una lama sola. Hanno ricevuto ordine di rimuovere i... Giù. ...trasgressori e non saranno tollerate giustificazioni di alcun genere. Fine. Così. E andiamo. Sudatissima. Vabbè, sti qua mi parevano ubriachi. 100% di sincronizzazione. 3 dipinti su 5 recuperati. Vamos così. Farà male a qualcuno. I tuoi sandali da... lo so che devo usare le gallerie per spostarmi. Lo so, sì, lo so.